bentornati nella pausa caffè del capoluogo. Siamo anche questo inizio settimana presso l'Arnold's Patatina in compagnia di Piero Carducci, il professore di economia che ormai ci accompagna nello sviscerare, grazie, purtroppo, questo momento tragico dell'economia abruzzese. Purtroppo sì. La nostra intervista di qualche tempo fa, di una settimana fa, ha avuto grandissimo successo ed è proprio per questo che abbiamo deciso di riprendere in modo un po' più approfondito qualche punto. Prof, buongiorno, grazie. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori che hanno la pazienza di ascoltarci su argomenti non facilissimi. Complicati. Nella nostra scorsa pausa caffè eravamo nel piano di sopra, comodi, delle poltroncine, ma purtroppo gli argomenti erano estremamente complicati e abbiamo fotografato la crisi del nostro Abruzzo. Professore, le previsioni già erano severe, è cambiato qualcosa? Sì, una crisi generata ovviamente dalla virus recessione, lockdown, da una chiusura globale, perché c'è stata una chiusura di tutto il mondo ed è particolarmente severa per l'Abruzzo. Ahimè, ci sono novità, nel senso che le previsioni che abbiamo fatte, che sono severe per l'economia abruzzese, una caduta del prodotto regionale lordo nel 2020 superiore ai 3 miliardi di euro, quindi intorno al 10% del prodotto regionale, non solo è confermata ed è stata confermata da autorevoli osservatori dopo le nostre previsioni di una decina di giorni or sono, ma potrebbe essere anche più severa, perché l'effetto su alcuni settori come il turismo, come le costruzioni, sono più pesanti rispetto a quanto avevamo previsto. Quindi che cosa possiamo fare subito per contrastare questa recessione? Quindi diciamo che torna in auge John Maynard Keynes, deve tornare in auge, il grande economista scomparso nel 1946, che sembrava eclissato da questo mercato che si autoregola e tutto sistema. Il mercato non sistema nulla. Intanto arriva il nostro caffè, un secondo. Grazie. A noi ci sistema, prof. Questa mattina è dura. Grazie mille, Veronica. Grazie allora ancora grazie. Alla nostra patatina che ci ospitano. Grazie ancora. Mille. Quindi, dicevo, il mercato non regola assolutamente nulla, cioè Keynes è il grande teorico della spesa pubblica, cioè occorre un intervento dello Stato per uscire da questo fosso in cui ci ha precipitato la crisi. Del resto, senza lo Stato e senza gli ospedali pubblici, cosa sarebbe stata questa pandemia? Un disastro totale. Facci capire proprio di nonna, allora, che significa il mercato si autoregola? Che fino adesso, anche a livello europeo, hanno dominato delle dottrine secondo le quali lo Stato non deve o deve intervenire pochissimo nell'economia, perché il mercato poi trova una strada di crescita automatica. La pandemia dimostra che questa crescita automatica non c'è, c'è una decrescita automatica, c'è una crisi fortissima. L'Abruzzo perderà, dicevo, 3 miliardi di euro di prodotto lordo, perderemo 26.000 posti di lavoro, perderemo il 16% dell'export, perderemo il 12% degli investimenti. Questa è l'autoregolazione del mercato. Occorre reagire. Come? Cosa fare subito? Reagire subito. L'hashtag di questi mesi deve essere agire subito. Abruzzo obiettivo crescita. Tornare a crescere, perché la crisi sarà devastante a partire dall'autunno, quando finiranno gli ammortizzatori, la cassa integrazione in deroga e le aziende potranno licenziare. Un'azienda che non ha ordini in portafoglio licenzia e dopo aver licenziato chiude. Se ancora non ha ordine in portafoglio. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Avremo i 2/3 delle piccole imprese in crisi di liquidità da ottobre. Quindi in crisi di liquidità, dicevo, devastante. A livello. D'altronde in tanti ormai scrivono: non apro per non fallire, gli ordini sotto gli occhi di tutti. Non ci sono. L'hai detto tu stesso, l'export, i problemi interni, il turismo che manca. Faccio solo un esempio. Però svegliamo nel positivo. Certo, no, facciamo un esempio. L'Abruzzo avrebbe dovuto esportare nel 2020 9 miliardi di euro. Il 72% di questi 9 miliardi sono legati al settore automotive, che non è solo grande impresa, la metalmeccanica per l'automobile, ma sono centinaia di piccole imprese che lavorano sulla metalmeccanica.
le esportazioni sull'automotive saranno ridottissime quest'anno e quindi quelle, in crisi, quelle imprese vanno in crisi di liquidità. È evidente, è ovvio. Allora, cosa fare subito? Immettere liquidità nel sistema. Come? Ogni dirigente pubblico, sindaco, amministratore deve curvare le azioni previste in tempi ordinari a questa nuova situazione. Quindi spendere il più possibile, anticipare la spesa. Ogni euro immesso nel sistema genera attraverso i moltiplicatori un incremento del prodotto lordo. Ecco perché è fondamentale sbloccare i cantieri. L'Abruzzo ha risorse per cassa importanti. Sbrighiamo, facciamo una task force che permetta di sbloccare tutti i cantieri possibili su opere ferroviarie, sulle strade, sulle opere d'arte, sulle autostrade. Quindi chiunque abbia possibilità e capacità decisionale deve spendere. Esatto, metta i soldi in circolo in Abruzzo. Certo, in questo momento bisogna spendere. È un appello anche alle famiglie che possono consumare abruzzese, consumare italiano, fare le vacanze in Abruzzo, comprare prodotti abruzzesi nei limiti del possibile. Sì, diciamo che anche noi del capoluogo abbiamo cominciato ad usare un hashtag con un po' più di moderazione, nel senso che abbiamo scritto io resto in Abruzzo, però secondo me l'hashtag giusto deve essere io resto in Italia, perché altrimenti diventiamo troppo abruzzocentrici. Comprare abruzzese e comprare italiano, questo deve essere. Certo. Poi accelerare le procedure, secondo me, significa spostare una parte importante della politica economica regionale su quelle strutture regionali che sono veloci nella spesa, le società partecipate, che sono società per azioni e quindi sono molto più veloci rispetto ai dipartimenti per le procedure che li governano. Quindi abbiamo delle società importanti, FIRA, Abruzzo Sviluppo, che possono diventare il perno di questa politica di spesa, che ci deve accompagnare per circa 6 mesi, perché poi verso febbraio-marzo, se ci muoviamo, ci sarà una ripresa di mercato. Ma questo è un tempo sufficiente a portare al fallimento di troppe realtà. Poi la recessione diventerebbe depressione. Allora, i fondi europei, gli indici di spesa al 2020 sono insoddisfacenti. Allora, ottimo, come sempre il professore è stato chiarissimo. Ci eravamo posti l'obiettivo di essere brevi questa volta, siamo sui 7 minuti. Con Elia noi decidiamo di chiudere qui, l'appello è questo, tutti quelli che possono devono immettere soldi nel sistema, e i soldi ci sono, bisogna scovarli e spendere. Naturalmente l'appello parte da chi ci governa a scendere verso tutti gli ordini, certo, chiunque possa. E allora noi ringraziamo il professore che è stato chiarissimo, come sempre, lucido e determinato nell'analisi. Vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato, ringraziamo l'Arnolds e Patatina, a presto con un nuovo appuntamento in Pausa Caffè. A presto a voi.